Urla, belluine proprio. Allora. Inammissibili sono prima solo facciamo gli ordini del sì, giorno poi il poi. voto finale. Di Benedetto. Niente, si è impallato lì. Ecco, ok. Perfetto. Quasi. Pannarale. Provate a togliere se c'è qualcosa dentro perché magari poi si smuove. Marantelli. Ora mi pare che abbiano votato tutti. È chiusa la votazione. La Camera approva. Era l'ultimo emendamento. Avverto che, consistendo il disegno di legge di un solo articolo, non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma dopo l'esame degli ordini del giorno si procederà direttamente alla votazione finale, a norma dell'articolo 87,5 del regolamento. Passiamo agli ordini del giorno. Avverto che gli ordini del giorno Sottanelli numero 116, Capone numero 254, Bosco numero 272, Dell'Ai numero 299, Milanato numero 363 sono stati ritirati dai presentatori. Avverto inoltre che l'ordine del giorno numero 231 deve intendersi a prima firma Nesci e l'ordine del giorno numero 71 deve intendersi a prima firma Patriarca. Avverto altresì che sono in distribuzione le nuove formulazioni degli ordini del giorno Piccone numero 271 e Giorgia Meloni numero 310. Avverto infine che la Presidenza non ritiene ammissibili, ai sensi dell'articolo 89,1 del regolamento, i seguenti ordini del giorno, in quanto corrispondenti ad emendamenti dichiarati inammissibili per estraneità di materia in sede referente. Dall'AI numero 9, recante misure relative alla laguna di Orbetello, si vede emendamento 1.42.62. Ciraci numero 55, relativo ad un finanziamento in favore di uno specifico Dipartimento dell'Università La Sapienza di Roma, si vede emendamento numero 1.17.180. Businarolo numero 171, concernente il personale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed UNEP, si veda l'emendamento 1.38.87. Tofalo 226, in materia di riorganizzazione del servizio di assistenza spirituale alle forze armate, si veda emendamento 1.28.67. Taglialatela numero 312, concernente il commissario straordinario per il sistema intermodale di trasporto nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico nella regione Campania, si vede emendamento 1.27.107. Giammanco numero 350, concernente l'attivazione in via sperimentale di corsi di dottorato di ricerca in materia di legislazione scolastica, si vede emendamento ex 1.17.29. Riccardo Gallo numero 362, recante iniziative in favore dei lavoratori socialmente utili della regione Sicilia, si vede emendamento 1.27.10. Se nessuno chiede di intervenire per illustrare gli ordini del giorno, invito il onorevole Crippa. Prego. Sull'ordine dei lavori, se Ah, possibile, ok. se deve No, concludere. dovevo dare la parola al rappresentante del governo per esprimere i pareri. Io vorrei intervenire sull'ordine dei lavori, mi dica lei quando è più No, anche opportuno. adesso Ok, se... brevissimamente, Sì. Presidente. Visto che sono ormai le 11 e teoricamente l'Aula è convocata fino a mezzanotte oggi, e non vi è certezza di cosa avverrà a tutti i deputati dell'Aula, visto che non c'è chiaro nemmeno se poi chiudiamo, finiamo di votare la stabilità, quando riprendiamo sui decreti e su, non, pardon, sui decreti sul collegato ambientale e sulle altre questioni incardinate la settimana prossima. Io credo sia compito della Presidente a questo punto convocare urgentemente una capigruppo per poter definire seduta stante cosa facciamo da qui a 24 ore, perché di fatto non è possibile neanche pensare di dire ai colleghi sono le 11, non so se andiamo avanti fino alle 2 e poi però tornate lunedì mattina, martedì pomeriggio, cioè almeno chiariamo quale sia l'ordine dei lavori.